La 62esima edizione della Berlinale si conclude con il trionfo di Cesare deve morire dei fratelli Taviani, che si è aggiudicato l'Orso d'Oro come miglior film. Si tratta effettivamente di un lavoro sorprendente, molto bello ed emozionante, in cui seguiamo l'allestimento del Giulio Cesare di Shakespeare all'interno della sezione alta sicurezza del carcere di Rebibbia, dove sono rinchiusi i detenuti che debbono scontare pene che vanno da un minimo di 14 anni fino all'ergastolo, per aver commesso reati diversi, in particolare legati alla criminalità organizzata. Si tratta di un film a soggetto e quindi non di un documentario, in cui il testo shakespeariano viene allestito, recitato, interpretato e preparato all'interno di vari locali del penitenziario. Teatro, vita privata e vita carceraria si intersecano all'interno di un meccanismo cinematografico molto ben congegnato, di continui ingressi e uscite dal testo shakespeariano. Il lavoro è molto efficace e la recitazione è intensa, a tratti lirica, sia quando i carcerati interpretano i ruoli del testo di Shakespeare, che quando escono dal testo teatrale, per interpretarlo e metterlo in relazione con le loro stesse esperienze di vita. Alle diverse proiezioni di questo lavoro qui a Berlino, abbiamo visto un foltissimo pubblico, unanimemente entusiasta e emozionato dal lavoro, che quindi si merita totalmente il premio che ha ricevuto. Un altro film italiano ha ottenuto un riconoscimento quest'anno qui alla Berlinale. Si tratta di Diaz, di Vicari, che è arrivato secondo nella graduatoria dei film preferiti dal pubblico votante nella sezione Panorama. Possiamo quindi dire che il bilancio per i film italiani è sicuramente molto positivo e positivamente meritato.